Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Una giornata decisamente importante quella di oggi, giornata post-elettorale. Cambiano molte cose in molte zone del Veneto, in altre ci sono delle conferme. Naturalmente parliamo dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista del voto. C'è la cronaca, come sempre, da raccontare della nostra regione. Abbiamo davvero molte notizie oggi. Le notizie politiche quali sono? Sono che a Padova è stato confermato il sindaco Giordani, dopo una campagna elettorale a tratti anche piuttosto complicata o comunque non sempre bellissima a Padova, con picchi di polemiche, rincorse e tutto quello che abbiamo visto ogni giorno nelle ultime settimane. Però fatto sta che ha rivinto Giordani, quindi un segnale forte e chiaro da parte dei padovani. Ne parleremo poi con la nostra redazione di Padova, che ricordiamo ieri è stata impegnata nella maxi diretta della festa del Santo, una diretta che ha portato ascolti record a Rete Veneta, prima televisione del Veneto, nella giornata di ieri. Tantissimi contatti, tantissime persone che hanno visto la festa del Santo, dall'apertura della porta della Basilica alla chiusura della porta della Basilica, appunto. Quindi ne parliamo nel nostro telegiornale, e cominciamo però con fare un po' un riassunto delle puntate precedenti. Vediamo che cos'è successo a Padova, come è andata a Padova, prima ancora di avere i nostri colleghi in diretta da Padova, appunto. Sentiamo come sono andate le elezioni. Sono grato alla città, grazie. Quindi ancora più convinto che quello che ha fatto in questi 5 anni, insomma, è piaciuto ai padovani? Hanno apprezzato, penso, ai padovani, quel lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. È la parola insieme che ha caratterizzato la sua campagna elettorale, quella che Sergio Giordani usa appena avuta la conferma della sua rielezione, sfiorando il 59% dei consensi, oltre 20.000 preferenze in più rispetto allo sfidante Peghin. La riconferma di Giordani è un successo che lo incorona primo cittadino padovano più votato degli ultimi 30 anni. Più responsabilità ancora, bisogna stare molto attenti, più responsabilità, un periodo difficile, arriva purtroppo, c'è ancora un procinto questa maledetta guerra, per cui dobbiamo fare attenzione. Festeggiamenti e poi subito al lavoro per formare la nuova squadra, il PD, primo partito della città. Giordani conta poi su un buon risultato della sua lista, che ottiene il 17,28% dei consensi, mentre Coalizione Civica si ferma al 5,95%. Per i prossimi 5 anni l'obiettivo è continuare a lavorare per la città in un clima di collaborazione e senza liti. A me non piace chi dileggia la città. La città è sacra. La città è sacra, uno non può dileggiare la città, non può dire che c'è spazio, che è del degrado. O uno abita in un'altra città, oppure per carità, ognuno dice il suo showcase in campagna. Io cerco di evitarlo. Giordani ringrazia la città, i padovani, la sua squadra, ma l'abbraccio più forte è con la famiglia e la moglie Lucia, presenza discreta, sempre al suo fianco per sostenerlo. Va bene così. Domani una proclamazione, intanto. A quanto pare, domani. Mi hanno detto dobbiamo aspettare domani. Ah, domani? Vabbè, intanto. No, guardi, è stato un periodo un po' impegnativo. Io ero agitatissima, poi. Vabbè. Lui, imperturbabile. Avere una famiglia dietro le spalle che aiuta, che ti sorregge in molte difficoltà, che veramente fa la differenza. Manco qua i 4 nipoti miei, però vi garantisco che la mia famiglia è grande famiglia. Mi aiuta sempre in qualsiasi caso e sono molto orgoglioso di loro. Grazie. Questo era il primo incontro con il sindaco di Padova rieletto Sergio Giordani. La nostra sono immagini di ieri sera, anche perché poi la festa è proseguita. E questa mattina la nostra redazione si è già impegnata a raccogliere altre interviste, altre dichiarazioni che vedremo nel corso della nostra informazione. Adesso cambiamo zona, cambiamo anche volume di città, perché passiamo da una delle città più grandi del
del Veneto a una cittadina della Pedemontana, però di grande importanza per, dal punto di vista strategico per il bassanese. Andiamo a Romano Dezzelino, dove c'è Alex Iuliano che è in collegamento con noi adesso, con Simone Bontorin, sindaco rieletto anche lui, sindaco decisamente più giovane del sindaco di Padova, ma che insomma immaginiamo abbia anche lui le sue gatte da pelare. Intanto a Simone Bontorin vanno i nostri complimenti della redazione di Rete Veneta, e un in bocca al lupo da qui ai prossimi anni. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, insomma è stata un'elezione, una giornata indimenticabile. Sindaco, un vero e proprio plebiscito. Simone Bontorin ha battuto la sua rivale Rossella Olivo, pensate, con uno scarto di oltre 4.400 voti, quasi 4.500 voti, una percentuale, oserei dire, bulgara, 84% per un cuore in comune per la lista civica del sindaco uscente Simone Bontorin e solo il 16% per Rossella Olivo, un distacco enorme. E pensate che rispetto all'ultima tornata elettorale il sindaco Bontorin ha quasi raddoppiato i voti, perché aveva vinto, se non sbaglio, con il 48% e adesso l'84%. Che soddisfazione! Beh, è stata una soddisfazione veramente grande. Intanto saluto anche chi è in redazione e viva il lupo. questa tornata di elezioni è stata veramente significativa per noi. Aver portato a casa 4.500 voti in più della lista sfidante, ma soprattutto aver realizzato che un programma che abbiamo portato avanti in 5 anni è stato compreso, è stato dal punto di vista nostro realizzato fisicamente e ha portato i propri effetti anche nella popolazione, che posso dire ha creduto in noi. Per un certo periodo si è creduto addirittura ad un testa a testa con l'altra lista, invece insomma la forbice, lo abbiamo raccontato più volte anche nel corso del nostro telegiornale ieri sera dedicato proprio alla tornata elettorale, la forbice è diventata ampia, vasta, incolmabile fin insomma dalle prime battute dello spoglio dei voti. Che cosa ha fatto la differenza? Dal punto di vista delle primissime analisi, secondo noi ha premiato il fatto di aversi messo la faccia e di aver fatto cose concrete sia nelle iniziative sociali sia in quelle che sono le grandi opere che siamo riusciti a portare a Romano. Dal punto di vista invece del metodo di lavoro, c'è stata una cosa che ci ha distinto nettamente dalla lista di competitor, che è stata l'assenza di polemica in tutto il periodo di campagna elettorale da parte nostra. Sì, perché è stata una campagna elettorale un po' al veleno, con più di qualche attacco. Ci siamo trovati soprattutto negli ultimi giorni una serie di attacchi, ma anche quelli piccoli dispettucci che si facevano 10 anni fa sui manifesti strappati, piuttosto che veramente a cose che non si fanno, semplicemente non si fanno. E poi queste cose messe insieme a un linguaggio abbastanza violento in alcuni casi e al fatto che ogni cosa che veniva detto nei nostri confronti era per screditare l'avversario, non ha permesso agli altri di raccontare, o forse non avevano nulla da raccontare sul loro programma, e ha fatto vedere invece che noi, programma di mandato elettorale passato realizzato al 99% e un programma futuro molto molto importante, probabilmente c'era della sostanza, un contenuto che darà frutti a Romano. Ferdinando, se abbiamo ancora un minutino, magari chiedere come ha festeggiato ieri sera il sindaco Bontorino. Noi abbiamo trasmesso delle immagini di lui portato in trionfo, è stato lanciato letteralmente in aria, ma ieri sera poi come è andata questa mattina la proclamazione? Ieri sera ci siamo soffermati a lungo, diciamo in questi termini, a festeggiare, per cui per qualche ora c'era il problema di chi sarebbe stato responsabile del comune, però a parte quello, questa mattina ci siamo ritrovati qui, abbiamo con i presidenti di seggio, che ovviamente ringrazio, assieme a tutte le squadre, degli scrutatori, dei segretari e i dipendenti del comune, fatto una cerimonia di proclamazione e abbiamo iniziato subito a lavorare. Il mio ufficio è ancora in disordine perché era stato smantellato proprio anche per scaramanzia nella settimana scorsa, ma stasera si festeggia ancora. Stasera festeggeremo con tutta la cittadinanza qui a San Giacomo, nel tendone che c'è del comitato noi, perché è giusto soffermarsi e dire
c'è stato un momento di vittoria, festeggiamo tutti insieme, uniamo la comunità come il voto ha fatto vedere, non c'è più una distinzione, un divario tra chi appoggia il voto lì, no. C'è infatti un pensiero che è quello di lavoriamo insieme, abbiamo 5 anni per riunire tutta la comunità. Terminando, se non hai domande, Alex, allora abbiamo una domanda al volo, abbiamo giusto 30 secondi prima di andare in pubblicità. Una domanda per il sindaco Simone Bontorino. Allora, diciamo che gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo del suo primo mandato non sono stati, immaginiamo, affatto semplici con quello che è successo finora. Adesso che si sta andando verso la fine di questa emergenza, da dove ripartiamo? Da dove riparte Romano? Partiamo dagli investimenti del PNRR che arriveranno, saranno molti, abbiamo la casa della comunità che darà servizi sanitari territoriali importanti e poi partiamo con il futuro, la nostra scuola media che verrà ricostruita e vogliamo sia fatta e costruita in un luogo centrale. 2 essenze, 2 elementi fondamentali di ogni comunità, la salute e la formazione e l'istruzione. E allora a questo punto, Ferdinando, da Romano De Zelino è tutto con il nuovo vecchio sindaco Simone Bontorin, cediamo la linea allo studio. Noi ringraziamo Simone Bontorin, ringraziamo Alex Iuliano, riprendiamo la linea, ma solo per lanciare la pubblicità facciamo una brevissima pausa. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo davvero tantissime notizie da darvi oggi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG in versione quasi elettorale, vista l'importanza dei temi di cui stiamo parlando in queste ore. Abbiamo seguito tutte le elezioni in Veneto. Abbiamo già avuto primo collegamento di giornata da Romano De Zelino con il sindaco Simone Bontorin, rieletto con quello che appare davvero quasi come un plebiscito, oltre l'80% dei voti per questo giovanissimo primo cittadino alla seconda esperienza, perché aveva avuto modo di dare dimostrazione delle proprie qualità, del proprio impegno, della propria visione del paese negli ultimi 5 anni. Ovviamente complicati un pochino, si fa per dire, da quello che è successo ultimamente. Allora, adesso torniamo a parlare di temi invece un po' più ampi, perché la rielezione di Giordani a Padova segna in un certo senso una battuta d'arresto, comunque un segnale forte, importante per il centrodestra. Ne abbiamo parlato con Marcello Bano, esponente della Lega e sindaco di Noventa Padovana. Sentite cosa ci ha detto. Potevamo fare un bel lavoro con un altro candidato, non l'avevo detto, ma gliel'avevo detto anche lui direttamente, una persona per bene che però non capisce che la politica è altro. Cioè che non basta avere i soldi per vincere, saranno anche quelli, ma serve un progetto, bisogna costruire un percorso prima di anni. Responsabilità del partito, ma soprattutto del candidato. No, il primo è il candidato, perché nessun partito gli ha puntato una pistola alla testa per candidarsi, quindi ha fatto bene a assumersi le responsabilità. La responsabilità è innanzitutto quando un candidato perde, è del candidato. Di fatto la Lega non è più rappresentante del Consiglio Comunale, perché Ubaldo è un carissimo amico, gli voglio bene, ma lui non è della Lega, cioè lui ha un percorso completamente diverso. E l'altro esponente che è entrato in Consiglio ha girato diversi partiti, se però la condizione è che diventa leghista perché si fa la tessera, siamo completamente fuori strada. La Lega purtroppo è dal 90 che era in Consiglio, non ci sarà più. Da dove si riparte? In questo momento non so quello che rimane a Padova come Lega. E bisogna ricostruire, bisogna partire da più sezioni su ogni quartiere e soprattutto ripartire dalla partecipazione. Allora, se questa è la visione, se queste sono le considerazioni politiche della Lega su quello che è successo, sentiamo le considerazioni invece del centrosinistra, sentiamo il PD.
Nella rielezione di Sergio Giordani, la presenza del Partito Democratico, che ha cambiato segretario nel gennaio di quest'anno, è stata discreta ma costante e sembra aver dato un valore aggiunto, visti i risultati, alla candidatura e quindi alla riconferma del primo cittadino padovano. Una spinta positiva che si è vista anche a Verona, con Damiano Tommasi che andrà al ballottaggio. Mettendo al centro le nostre proposte sulla sanità, sui servizi pubblici, sull'autonomia, sull'impresa, e la nostra capacità di fare unità con le altre forze politiche e civiche che possono riferirsi al centro-sinistra. Sergio Giordani ripete spesso di essere un sindaco civico, non legato a doppio filo ai partiti, ma solo ai cittadini. Questo non significa, secondo i dirigenti del PD, allontanarsi dai partiti, ma gestire il rapporto con buon senso e senza eccessi. Siano due personalità che hanno un forte radicamento con la città, e il PD è riuscito a essere un soggetto federatore di un'ampia alleanza, quindi abbiamo scelto le personalità migliori e non c'è nessuna contraddizione tra avere un candidato civico così forte che parla alla città ed essere sostenuto da una forza come il PD, che si dimostra essere poi il perno di queste coalizioni. E adesso il PD pensa al futuro, che significa puntare alla guida della regione nel dopo Zaia, sulla scia di Padova e Verona. Il PD rinasce dalle città, da questo risultato. C'è ancora un grandissimo lavoro da fare, bisogna farsi trovare pronti alle prossime elezioni regionali con un programma, un progetto comune di un'alleanza. Allora, torniamo nella pedemontana, torniamo a vedere delle cittadine decisamente di dimensioni diverse rispetto a Padova. E guardiamo Rosà. Rosà invece abbiamo visto a Padova, dove la Lega ha subito un segnale forte e chiaro con la rielezione di Giordani. A Rosà invece la popolazione ha deciso di premiare la continuità, ovvero gli ultimi mandati del sindaco Paolo Bordignon, che si è fatto da parte, e la sua corrente, comunque la sua amministrazione, ha proposto Elena Mezzalira. Vediamo com'è andata. Con 3.860 voti, pari al 64,65%, Elena Mezzalira sbaraglia il suo avversario Paolo Baggio, che si ferma al 35,35% delle preferenze nella corsa alla poltrona di primo cittadino di Rosà. Elena Mezzalira, nuova sindaca di Rosà, nel segno della continuità, più di 30 anni di Lega tra l'altro in questo comune. Sì, è un'eredità importante, quindi sicuramente siamo qui pronti ancora per impegnarci, per portare avanti i progetti che abbiamo in mente per i prossimi 5 anni. Abbiamo un'esperienza che ci dà forza alle spalle, ma anche tanto entusiasmo. Lei ha dichiarato in più occasioni che il vostro punto di forza è la squadra. Sì, sicuramente sì, in questo senso ci siamo rinnovati e siamo pronti ad affrontare insieme le nuove sfide che ci attendono. Su cosa verrà focalizzata l'attenzione nello specifico sin da subito? Beh, sin da subito sul sociale, ma ci sono anche tante opere pubbliche da mettere in piedi. Abbiamo già ricevuto dei contributi importanti, quindi su più fronti dobbiamo agire sin da subito. E non posso non farle questa domanda: se l'aspettava questa vittoria? Sì. Ero sicura che potevamo vincere, anche se il risultato si attende fino all'ultimo ed è giusto fare i conti alla fine. E martedì alle 8 nella sala consiliare di Rosà la proclamazione della neoeletta sindaca Elena Mezzalira. Allora, la proclamazione c'è stata, questa sera ne parliamo nel nostro telegiornale. Abbiamo già intervistato il nuovo sindaco di Rosà per capire quali sono le sue idee, quali sono le prospettive dopo questo cambio ai vertici del comune del Bassanese. Torniamo a Padova, perché il vice sindaco Michalizzi è recordman di preferenze, ma sono tanti i volti noti esclusi dal Consiglio Comunale. Più votati e grandi esclusi, il gioco delle preferenze promuove volti conosciuti in città, ma lascia fuori anche i cosiddetti VIP. Ancora una volta il recordman di voti è il vice sindaco uscente Andrea Michalizzi del Partito Democratico, in assoluto il più votato di tutti con 2.811 preferenze. È un dato bellissimo che mette tanta gioia anzitutto, ma anche senso di responsabilità, perché
sono contento che molta gente abbia, come dire, sostenuto il mio progetto con Sergio Giordani, e quindi insomma questo ci impone di tornare dalla campagna elettorale, dove è stata davvero una esperienza straordinaria fatta di incontri di tante persone che ci hanno raccontato tante cose, dai problemi ad aspirazioni di questa città. È stato davvero un grande carburante per ripartire per i prossimi 5 anni. L'altra cosa a cui penso sono i tanti cittadini che non hanno votato, e io penso che la città è anche la loro, e questa amministrazione ha il compito di riconnettersi sempre di più con il tessuto. Dobbiamo parlare anche alle loro, le loro idee, i loro problemi, e riuscire a dare risposte anche a chi non si è sentito, che sono tanti, di andare a votare. Dopo Mica Lizzi, la più votata è stata la collega di partito Margherita Colonnello con 1274 preferenze, poi l'ex assessore alla cultura Andrea Colasio con 1072 preferenze, quasi 1000 preferenze per l'ex assessore al sociale Marta Nalin con Coalizione Civica, oltre 800 preferenze per gli ex assessori Antonio Bressa e Cristina Piva del PD e Chiara Gallani di Coalizione Civica. Per l'opposizione la più votata è stata Eleonora Mosco in quota Lega con 671 preferenze. Tra i grandi esclusi dal consiglio comunale, l'ex campione di rugby Mauro Bergamasco, che si ferma a 152 preferenze, e l'ex presidente del Calcio Padova Roberto Bonetto con solo 94. Appena 22 preferenze per Giulio Crisanti di Coalizione Civica, figlio del noto virologo. Esclusa anche la passionaria della Lega Wanda Pellizzari, in bilico Alain Luciani. Flop anche per Camilla Cassandro, la giovane atleta e donna avventura in lista con Peghin, appena 31 preferenze. 4 voti per Sara Piccione, influencer con 5.000 contatti su TikTok e Instagram, che però non le sono serviti per entrare in politica. Allora, passiamo da una grande città a un'altra grande città del Veneto, di cui ci occupiamo sempre più spesso qui nel nostro Focus TG, nella nostra informazione di respiro regionale, possiamo dire. Passiamo quindi da Padova a Verona, poi torniamo a Padova perché comunque i nostri giornalisti stanno raggiungendo i vari protagonisti di questa tornata elettorale. Abbiamo ancora parecchie notizie da darvi perché insomma la rielezione di Giordani ha causato comunque un terremoto nel centrodestra, anche nella coalizione stessa di Giordani c'è chi magari si aspettava di fare qualcosa di più, di raggranellare qualche preferenza in più, quindi ci saranno di sicuro anche i delusi come c'è in ogni tornata elettorale. Tornata elettorale che a Verona insomma ha portato una sorpresa. Ci sono 3 candidati importanti, di cui uno, Tommasi, che è stato quasi una sorpresa, si andrà al ballottaggio, dove il centrodestra si vedrà se riuscirà a far confluire poi nel candidato che è risultato secondo dietro a Tommasi per preferenze, per numero di voti. Vedremo se il centrodestra sarà in grado di presentarsi unito in questo caso. Comunque sentiamo i protagonisti di questa elezione. Tommasi, vinto il primo tempo? No, aspettiamo la conclusione dei dati, ma sicuramente ci portiamo a casa questa fase storica per Verona, in cui si aprono spiragli per un pensiero diverso rispetto a quello che è stato raccontato negli ultimi 15 anni. Lei se lo aspettava, è abituato immagino ai pronostici, ma è stavolta? Ma i pronostici era di giocare una partita sulla carta non scontata, e per noi sicuramente il risultato e soprattutto quello delle liste civiche in appoggio alla mia candidatura ci danno anche un segnale di cosa ha bisogno la città, di uscire dallo schema destra-sinistra e di parlare di Verona, e questo è quello che continueremo a fare, speriamo, nei prossimi 5 anni. Ecco, spera in un apparentamento o qualcosa del genere con Tosi, si rivolgerà all'elettorato di Tosi, che cosa accadrà adesso? Ma che continueremo a parlare alla città, abbiamo fatto capire chi siamo, cosa vogliamo fare per Verona, cercheremo di fare ancora meglio nelle prossime 2 settimane, dobbiamo parlare di futuro, e come ho detto si parla di futuro in alternativa ad un passato anche recente che non ha soddisfatto e che secondo me andava un po' scosso per poter dare a Verona il luogo anche dal punto di vista
mediatico, di posizionamento, di responsabilità che merita. Quindi deve essere una svolta netta. Ma netta, sicuramente è già stato fatto un grande passo in questo primo turno, perché nessuno si aspettava una reazione di questo tipo, e ci sentiamo una grande responsabilità, perché adesso abbiamo nelle mani quello che potrebbe essere un girare pagina a Verona che si pensava fosse impossibile, invece si sta delineando come possibile. E si sente gli occhi della politica italiana addosso? Ma dall'inizio il mio impegno è stato attenzionato dai media nazionali, ma non solo il mio impegno, insomma anche quanto è successo nelle altre liste, nelle altre coalizioni, dove i giochi si sono fatti spesso a Roma per decidere chi appoggiare o chi portare come candidati, e credo che questo sia un altro dei limiti che Verona deve superare. Deve pensare a sé, deve pensare alle proprie responsabilità nei confronti della città, e sicuramente l'attenzione è alta, perché Verona deve avere questa attenzione, deve anche essere capace di chiudere le fila e pensare alla città e soprattutto avere una propria identità e una propria autonomia di pensiero. Abbiamo importanti interviste anche agli altri due protagonisti della tornata elettorale veronese, ovvero Sboarina e Tosi, con ricadute ovviamente poi a livello regionale, vista l'importanza della partita. Ma le vediamo dopo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, ovvero parliamo per ora della tornata elettorale che ha portato qualche sorpresa, ha portato qualche novità, alcune conferme. Diciamo che la situazione più fluida, più in sospeso in questo momento è quella di Verona, una delle città più importanti del Veneto, dove c'erano tre grandi candidati a cercare di spartirsi la torta. Il vincitore, per ora ovviamente, perché si andrà al ballottaggio, è Damiano Tommasi. A seguire il sindaco uscente Sboarina. Sentiamo che cosa ci ha detto. Un 60-61% fa rimanere questa città una città di centrodestra. Non so quante altre città oggettivamente in Italia possono dire che hanno un elettorato per il 60 o più per cento di centrodestra. Quindi questo è il dato. Dopodiché l'elettorato di centrodestra si è diviso tra due offerte politiche, evidentemente, e l'altro, che era candidato, non era un giocatore amatore che decide di fare la finale Champions League, era Flavio Tosi, che è stato sindaco per 10 anni di questa città. Ricordo che c'è stato ad un certo punto qualche anno fa che era l'alternativa a Renzi per la leadership politica del centrodestra contro il centrosinistra a livello nazionale. Quindi era un giocatore di razza che ha raccolto, ma noi abbiamo raccolto molto di più, e quindi questo è il dato importante. Adesso diventa un uno contro uno. Da una parte c'è Tommasi, la sinistra. Tommasi continua a dire che lui è un civico, che non ha i partiti. No, i partiti ce li ha, poi che non voglia andare a parlare con Letta, Conte, Di Maio quando vengono a trovarlo, per far vedere che lui è un rappresentante civico, ma la realtà è un'altra, che dietro di lui ci sono quei partiti, dietro di lui ci sono, per chi conosce la città, i Bertucco e Benini, cioè coloro i quali nel PD e nella sinistra hanno cercato di bloccare sempre questa città, quindi hai voglia di dire che con lui la città cresce. Da questa parte c'è il centrodestra e l'offerta politica oggi, cioè per il ballottaggio, ha un'unica proposta di centrodestra, che è sottoscritto. Ecco, da questo punto di vista lei ha già contattato o è già stato contattato da Forza Italia? Ecco, facciamo chiarezza su questo punto. No, beh, in realtà, allora guardate, dopo non voglio, io direttamente oggi non l'ho fatto. Ci sono già dei contatti indiretti, più che altro ho sentito anche delle dichiarazioni che mi ha fatto molto piacere di importanti esponenti anche nazionali di Forza Italia, quindi sulla base di quella disponibilità nei prossimi minuti / prossime ore, ma molto breve, perché il tempo non è che ci siano 6 mesi, ci sono 14 giorni, li contatterò per sederci attorno a un tavolo e capire come ricostruire questa squadra. Io di questo sono molto contento, perché ho sempre detto che c'era un giocatore della squadra di centrodestra che aveva deciso di giocare una partita con un'altra squadra. Adesso finalmente poter fare la finale con tutti i giocatori del centrodestra, insomma, questo è importante. E Flavio Tosi lo sentirà? Ma questo io parlo con Forza Italia, perché il riferimento è quello, dopodiché vedremo, insomma. Quindi lei dice: in queste 2 settimane io lavorerò per recuperare il centrodestra, il popolo del centrodestra. Ma io mi rivolgo ai cittadini veronesi di aree di centrodestra, perché questo è fondamentale. È il 60% dell'elettorato veronese. Io ai cittadini veronesi mi devo, dal mio punto di vista, rivolgere. Ultimissima battuta, poi la libero, perché sì, So che è impegnatissimo. Fratelli d'Italia supera la Lega nelle liste che la sostengono. Anche questo è un dato di fatto.
Sì, è un dato in cui Fratelli d'Italia fa un risultato superiore a quello della Lega. È vero che poi nelle amministrative ci sono anche le civiche che prendono i voti, tra l'altro sia Fratelli d'Italia che la Lega. L'importante risultato è il risultato di coalizione, il risultato di squadra, e poi per quel che mi riguarda è chiaro che un buon risultato di Fratelli d'Italia per me è molto importante. Ragionamenti importanti, giusto per citare le ultime parole del sindaco uscente Sboarina. A Verona, a questo punto, l'ago della bilancia diventa Tosi. C'è stata un'affluenza molto bassa perché un veronese su due ha rinunciato ad andare a votare. Questo è, al di là del risultato di Flavio Tosi, comunque rattrista un po' perché uno su due non ha votato. L'analisi del voto dice che Tommasi del centro-sinistra ha fatto un risultato straordinario per Verona, perché il 40% penso non aspettasse nessuno. Il sindaco uscente ha fatto poco, perché un sindaco uscente che si ripropone e prende un voto su tre, perché se uno guarda i voti di Sboarini, i voti di Tommasi, i voti di Tosi, viene fuori che il sindaco uscente ha un voto su tre. Il sottoscritto, quando si ripresentò nel 2012, rivincemmo al primo turno senza alcuna difficoltà. E quindi adesso, noi l'abbiamo detto settimane fa, l'ha detto anche Forza Italia, consideravamo queste elezioni per quanto riguarda il centrodestra le primarie, quindi due candidati centrodestra, Tosi e Sboarina. E quindi adesso sarebbe normale che il centrodestra si unisse per provare a vincere a Verona. Per ora da parte di Sboarina, da parte dei Fratelli d'Italia, non c'è stata nessuna risposta in questo senso. Quindi sarebbe normale, lei ha utilizzato il condizionale, quindi lei non è stato per il momento contattato da nessuno? No, è vero che anche lunedì sera, quindi può darsi che uno debba riflettersi a mente serena e valutare il da farsi. Però fino adesso non c'è stato nessun riscontro, ma in realtà da settimane, perché Flavio Tosi e Forza Italia lo dissero settimane fa: ragioniamo insieme come centrodestra dopo il primo turno. Noi adesso valutiamo quello che diranno i candidati sindaci, noi abbiamo un programma devo dire anche molto ben fatto, e quindi ci confronteremo con i candidati sulla base anche e soprattutto del programma. Senta, le faccio una domanda: in questa campagna elettorale ha pesato di più il fattore politico, partitico o quello personale? Perché è noto un po' a tutti che non vi state tanto simpatici, lei e Sboarina. Ma ha pesato l'astensionismo, perché comunque se un elettore su due non va a votare è un brutto segno per tutti, perché la disaffezione al voto, il fatto che i cittadini veronesi abbiano rinunciato a scegliere, quindi siano o delusi o stanchi o disillusi, penso che questo è un problema che dobbiamo porci tutti, al di là dei risultati di ciascuno. Il fatto dell'astensionismo così alto e al ballottaggio sarà ancora più alto. Ma questo è un problema al cittadino, è un problema di Verona o è un problema da porre sul piano politico nazionale? Perché oggi gli occhi dell'Italia politica perlomeno sono puntati soprattutto su Verona. Beh, è un problema nazionale quello della disaffezione al voto, è un problema per Verona perché comunque 5 anni fa al primo turno a Verona votarono il 61% credo degli elettori, e al secondo turno la percentuale crollò al 40%. E quindi una bassa affluenza apre le porte a qualsiasi risultato. Sindatosi, che effetto le hanno fatto Meloni, Salvini e Zaia venerdì sera a chiusura della campagna elettorale di Sboarina? Ma credo che questo non incida particolarmente sull'esito del voto, perché poi i veronesi hanno votato Sboarina, Tosi e Tommasi in base alle loro percezioni, non credo in base al fatto che i leader scendano a Verona. Ma quello tra Meloni, Salvini, Zaia era vero amore o era interesse venerdì sera? Ma allora, diciamo che Salvini credo sia sceso a Verona per rincuorare la Lega e cercare di aiutare il risultato elettorale della Lega. Non so quanto Salvini abbia a cuore il fatto che la Meloni vinca in Veneto. Allora, abbiamo un contributo davvero interessante che ci arriva da Padova, le primissime dichiarazioni oggi del sindaco rieletto Sergio Giordani, che i nostri colleghi giornalisti hanno trovato quasi per caso mentre svolgeva alcune commissioni di Buon Mattino in centro storico. È stata l'occasione per fare una chiacchierata assolutamente non concordata, passateci il termine, quindi non istituzionale, ma sentiamo com'è andata. Io sono contento, soddisfatto, sereno. Come detto, ringrazio la mia famiglia, tutti quanti quelli che mi hanno aiutato, lo sta. Paolo Bellomo è stato molto bravo,
Grazie, grazie mille. Sinceramente, grazie. È il mio preferito. Troppo buono. No, dai. Grazie. Si merita. Grazie mille. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. È bello sentire l'affetto della gente. Stamattina dall'ufficio qua è stato un piccolo preuscito di affetto, cosa che fa molto piacere, obiettivamente. Non mi aspettavo questo risultato, obiettivamente. Speravo di vincere il primo turno, considerato le analisi fatte, i vari sondaggi, ma non così ampiamente. Sono molto contento, soddisfatto. Ovviamente mi sento anche una forte responsabilità, perché vuol dire stare ancora più attenti a quello che si fa. Sarà un periodo non semplice, perché dobbiamo mettere a terra tutti quanti i finanziamenti del PNRR. Sarà un po' complicata anche la faccenda, spero in Dio che cessi la guerra, perché farà aumentare oltre l'energia elettrica, farà aumentare molti costi e ne pagheranno le famiglie fragili, quelle a basso reddito, per cui gli anziani, i giovani, per cui mi spero che cambi questa situazione, però io sono fortunato perché è una bella squadra. È una bella squadra, quando adesso vedremo, ci incontreremo con le varie forze politiche, definire il più presto possibile la giunta, in modo tale che sia essere operativi il presto possibile, non perdere tempo. Ha già in mente che la prossima squadra sarà la stessa di questi ultimi 5 anni? Più o meno, però può essere la stessa, perché cambiano, bisogna avere rispetto anche dei partiti, del responso per quanto riguarda i direttori, per cui più o meno sarà lo stesso. Ho un grande gruppo, lo staff sarà lo stesso sicuramente. Il calo di Coalizione Civica si farà sentire magari nella composizione della giunta? Il Movimento 5 Stelle non ha raccolto quello che voleva neanche a Padova, forse? Sì, mi ha un po' stupito questa faccenda, mi ha stupito anche con la decisione in Sica, perché ha lavorato bene in maniera leale e corretta, perché non posso assolutamente dire nulla. Ma insomma, io dico che quando si ragiona assieme si trovano sempre le soluzioni. Per me funziona così, senza litigare, senza... Vanno tranquilli, insomma, in modo che anche la città sia tranquilla. Penso dobbiamo anche dare un esempio in questo frangente di un po' di difficoltà. Una bella intervista, decisamente fuori contesto rispetto a quello che siamo abituati a vedere con i candidati nella loro sede o subito dopo l'arrivo di importanti comunicazioni sugli scrutini, su quello che è successo. Quindi un Giordani che se ne va in giro per Padova, per alcune commissioni, a ruota libera i nostri microfoni, un bel colpo da parte della nostra redazione padovana. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo ancora nella pagina elettorale con entrambi i piedi, visto il peso e l'importanza di questa tornata elettorale. Abbiamo visto i grandi comuni, abbiamo visto la pedemontana, adesso andiamo nell'Interland padovano, comunque in provincia di Padova, andiamo a vedere che cosa è successo alle terme. Non servirà il ballottaggio. Con il 56,52% delle preferenze, Federico Barbierato è stato riconfermato sindaco di Abano Terme. Vittoria schiacciante per il sindaco uscente, sostenuto da PD e Civiche di centrosinistra. E grande soddisfazione, un lavoro di squadra che ci ha portato a essere rieletti. È la prima volta ad Abano che si va al primo turno. Merito della squadra che ha per 5 anni lavorato per risollevare le sorti di questa città, e adesso Abano ci dà un messaggio molto semplice: vuole continuità, progettazione, realizzazione di opere, e su questo noi siamo già impegnati da oggi per conseguire questo obiettivo. Luigi Ciccarese, sostenuto dalla Lega e Civiche di centrodestra, si è fermato al 30,7%, mentre Antonio Franciosi, candidato di Fratelli d'Italia, ha ottenuto il 12,8%. Per Barbierato il secondo mandato sarà in continuità, sempre al lavoro, per rilanciare al massimo le terme. Ma noi abbiamo tutta una progettazione del PNRR che si è sviluppata da 6 mesi a questa parte, che sta producendo i suoi frutti. Ci sono progetti esecutivi, già risorse già destinate a questo territorio,
quindi abbiamo una casa di comunità che sarà il centro della salute territoriale di un bacino non solo aponense ma anche di Montegrotto e Toreglia, quindi è un centro di salute territoriale che coinvolgerà 40.000 persone e che è stato scelto dall'USL, è stato scelto dalla Regione e verrà realizzato qui ad Abano. Dalle Terme Euganee e dai Colli Euganei da Abano andiamo appena a nord di Padova, comunque cintura urbana, vediamo cosa è successo a Vigonza. Il centrodestra vince a Vigonza. Il popoloso comune della cintura urbana, 23.000 abitanti, evita il ballottaggio ed elegge al primo turno Gianmaria Boscaro, che ottiene il 57% dei consensi. Sapevamo che c'era voglia di rinnovamento, c'era una voglia di cambiamento e abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto tanti incontri con i cittadini, solo gli incontri pubblici erano 82. Quindi per spiegare il nostro programma, che abbiamo voluto apposta essere un programma molto sintetico, puntuale, con degli interventi concreti. Il piano del verde, per ripensare il verde come infrastruttura urbana e non come uno standard obbligatorio. Il piano delle manutenzioni, per riprendere in mano tutta la questione relativa alla vivibilità del nostro paese, compresa la viabilità, e il piano sulla sicurezza. Vigonza da questo punto di vista ha ancora molto lavoro da fare, è stata preda di ladri e di furti e quindi l'abbiamo messo tra le priorità assolute di questa nuova amministrazione. Senta, a Vigonza, se tutto va bene, nel 2026 dovrebbe arrivare anche la linea 2 del tram di Padova. Visto dal centrodestra, questa è un'opportunità o è una cosa migliorabile nel giro di 4 anni? Non so se mi sono spiegato nella domanda. Allora, a Vigonza noi partiamo ancora da un passo più indietro, perché a Vigonza abbiamo la necessità, prima dell'arrivo del tram, di sviluppare una linea urbana con Padova. E negli altri comuni in cui è arrivato, arriverà il tram, una linea urbana c'è già e verrà sostituita dal tram. Noi invece abbiamo l'esigenza di crearla da zero questa linea, perché oggi Vigonza non è collegata. Quindi il nostro obiettivo è partire dal 2022-2023 con il collegamento urbano, ovviamente in questa fase via autobus, e poi dal 2026-2027 entrare nel SIR 2 con la tecnologia che verrà condivisa con Padova. L'avvocato Boscaro ha doppiato entrambi gli avversari, Arianna Toniolo del centrosinistra con il 22,67% e Massimiliano Celin al 20%. Chiudiamo la nostra rassegna padovana, almeno per ora, con tutti gli altri piccoli comuni della provincia che andavano al voto. Sono 14 comuni con meno di 15.000 abitanti che hanno votato per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in provincia di Padova. In 4 la lista era unica, quindi sicuri di essere già eletti raggiungendo il quorum. Nicola Zordan a Veggiano, Damiano Fusaro a Granze, Dioniso Fiocco a Sant'Urbano e Marzio Pattaro a Vescovana. A San Martino di Lupari, dove la corsa era a 5, la spuntata Nivo Fior, sostenuto dal centrodestra con il 32,87% delle preferenze. Maurizio Conte, con la lista civica a suo nome, arriva secondo con il 26,19%. Terzo, Stefano Tombolato con la sua civica di centrosinistra con il 21,48% dei voti. Quarto, Luca De San con il 12,61%. Ultimo, senza nessun consigliere, il sindaco uscente Corrado Bortot, che raccoglie il 6,86% dei voti. A Conselve il nuovo sindaco sarà l'avvocato 53enne Umberto Perilli, che con la sua civica prende il 66,47% dei consensi, superando Marisa Belliero, che raggiunge il 33,53%. A Saunara vince la continuità, l'ex vice di Stefana, Michela Lazzaro, vince con il 41,22% la sfida contro Alessandro Toninato di Uniti per Saunara ed Elisabetta Maso di Saunara Felice, che si fermano rispettivamente al 36,20% e al 22,58%. A Piombino Dese vince il sindaco uscente Cesare Mason, che raccoglie il 58,25% dei consensi. La sua concorrente, Ornella Bonutto, arriva
al 41,75%. A Teolo, l'ex assessore alla sicurezza Valentino Turetta è il nuovo primo cittadino con il 42,66%, superando Laura Rico, che raccoglie il 32,27% dei consensi. Antonio Peruzzo ottiene il 16,84%, mentre al quarto posto arriva Riccardo Beghin con l'8,22%. Nella corsa 3 per il comune di Loreggia vince Manuela Marangon con il 40% dei consensi, seconda Laura Bastarolo, terzo Gianluca Squizzato. A Gazzo la corsa 2 viene vinta da Ornella Leonardi, che ha la meglio su Margherita Schibuola, 83,19 a 16,81 le percentuali. A Torreglia vince la continuità, Marco Rigato ha la meglio nei confronti di Antonio Scarabello e Maria Rosetta Centrella. Allo Zattestino una saga familiare, vince Luca Ruffin con il 61,92% e raccoglie lo scettro dal fratello, che ha governato il comune per 2 mandati. Carlo Pacchin arriva secondo con il 38,8%. A Pozzonovo vince la continuità, il sindaco uscente e deputato Arianna Lazzarini porta a casa il 66% delle preferenze, nulla da fare per gli sfidanti Mario Tognin e Domenico Riolfato. Andiamo in provincia di Treviso, vediamo com'è andata Silea. Ha festeggiato così Rossella Cendroni il secondo mandato da sindaco di Silea, oggi pomeriggio al centro Tamai. Non solo la riconferma, ma anche il 70% dei consensi che staccano completamente gli altri due candidati, espressione del centrodestra che qui in riva al Melma ha deciso di correre diviso. E qui c'è anche un dato politico, con Pier Antonio Conte, candidato di Fratelli d'Italia, che con quasi il 17% dei consensi supera Lia Spolverato, la candidata sostenuta dalla Lega, che si ferma al 12,45%. È anche un tramonto della politica? Il tramonto di quella che è la politica fatta di partiti tradizionali e piuttosto il trionfo di quella che è la buona amministrazione. Questo impone sicuramente una riflessione su quella che è i bisogni delle persone e su che cosa le persone si riconoscono. Altro dato riguarda l'assenza alle urne. A Silea un cittadino su due non è andato a votare. È un dato che fa riflettere, perché non posso pensare che un cittadino su due che domani mattina trovo fuori dal municipio non abbia espresso il suo voto per le amministrative. Per la Cendron tutti segnali chiarissimi di cosa potrebbe accadere alle politiche del prossimo anno. Dobbiamo tornare ad aggregare anche sui temi politici, perché i temi politici sono percepiti come troppo distanti. Nella riconferma i progetti per i prossimi 5 anni. Si ricomincia sicuramente da quelli che sono le criticità legate alla viabilità del comune di Silea e soprattutto alle strade urbane. Si ricomincia da quella che sono la riconnessione di tutte le piste ciclabili e la mobilità sostenibile a Silea in via di completamento. Si ricomincia dalle zone di degrado, quindi parliamo di Chiariforti, ex Sabina e altre zone significative. Noi abbiamo chiari quelli che sono i nostri obiettivi, soprattutto puntando a uno sviluppo del territorio che coinvolga tutti gli operatori economici. Rimaniamo in zona, vediamo com'è andata Casale sul Sile. Investitura ufficiosa oggi pomeriggio per Stefania Golisciani, nuovo sindaco di Casale sul Sile. 46 anni, avvocato con un bimbo di 15 mesi, fino a ieri era capogruppo della lista Casale Futura del sindaco Giuliato. Quasi il 48% dei votanti l'hanno preferita sugli altri candidati, partendo dal vice sindaco uscente Lorenzo Biotti, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Italia Viva, che si è fermato al 37,5%, mentre il terzo candidato, Graziano Sartorato, espressione di una civica pura, non è andato oltre il 14,60%. Il risultato elettorale dimostra che le persone hanno apprezzato questi 10 anni insomma, di amministrazione, però c'è tanto da fare sia a livello del sociale, come ho detto più volte, e mi dispiace che in questa campagna elettorale se ne è parlato poco, ma c'è una situazione sociale da tenere sott'occhio e sulla quale appunto intervenire al più presto. E poi c'è il tema della viabilità che è il primo dossier insomma, che vorrei prendere in mano. Una scelta in continuità quindi con il sindaco uscente Stefano Giuliato e i suoi 2 mandati.
Questa è la dimostrazione che i cittadini riescono a vedere al di là di quelle che sono le apparenze e premiano sempre i progetti che sono seri. Un voto che secondo il neo sindaco è anche una risposta chiara ai cittadini sul tema del polo logistico Amazon. La scelta dei cittadini sia chiara, ha premiato chi era trasparente sulla questione, chi ha detto le cose come stanno. Io ho sempre detto che è un progetto che stiamo valutando, che stiamo aspettando quelle che sono le risposte che vengono dalla regione, sulla base di quelle appunto ci muoveremo. Se il progetto ha la possibilità, sulla base dei crismi appunto che derivano dalla regione, allora andrà avanti, altrimenti si prenderanno altre strade. Chiudiamo per un attimo la pagina delle elezioni, perché domenica si andava al voto, si andava alle urne comunque anche per i referendum. Ci pare di capire che non sia andata benissimo, forse c'è un perché. Sì che ho votato. E contento di averlo fatto? Contento di averlo fatto, assolutamente sì. Sì, sì, allora abbiamo votato. Abbiamo votato io misto, qualche sì e qualche no. No. Come mai? Perché ero assolutamente contrario. Non sono neanche andato a votare. No. Come mai? Non ho avuto tempo. No. No, non volevo far raggiungere il quorum, quindi ho votato solo alle amministrative. No, no, io non sono andata a votare. No. Le è dispiaciuto essere qui e non poter votare? No, assolutamente, non votavo lo stesso. No, erano assurdi e quindi... Assurdi in che senso? Incomprensibili? Inutili. Non sono andata a votare perché sono anche infortunata. Come mai secondo lei così poca gente è andata a votare, signora? Ma perché hanno poco interesse. Secondo me non è stato presentato nella maniera più corretta e troppo... Un referendum incomprensibile al cittadino medio, quindi mi sono rifiutata di votare. Erano chiari i quesiti secondo lei? Beh, se uno si era informato, sì. Certo, se uno va lì e così e pretende di capire al momento... Non erano, secondo me, all'altezza del popolo comune. Quindi c'era da studiarli e poi da votare, casomai. Dal mio semplice punto di vista era quasi più logico che fosse deciso da chi è molto più preparato di me, ai livelli costituzionali. Non mi sono neanche documentata molto, devo dire la verità, perché era troppo complicato, secondo me. Noi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi però state con noi perché torniamo fra poco, ci colleghiamo subito dopo la pubblicità con Padova per capire quali sono le ultime notizie dal punto di vista elettorale e anche per insomma quello che è il risultato bellissimo sotto tutti i profili della festa del Santo di ieri, quindi state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come vi avevamo promesso, andiamo a Padova dove Valentina Visentin, sotto il sole dell'Arcella, ci aspetta per informarci delle ricadute, delle due notizie più importanti della giornata. Da una parte, perché sappiamo la redazione padovana è stata fortemente impegnata ieri, da una parte con la maxi diretta della Festa del Santo, dall'altra con una maratona elettorale piuttosto impegnativa. Valentina, partiamo dalle notizie elettorali. Noi abbiamo già sentito tutte le interviste, abbiamo visto anche l'intervista quasi in esclusiva di un Giordani a Commissioni in centro a Padova, però volevamo capire da voi che aria tira a Padova adesso. E infatti qual è il posto migliore del mercato per parlare di politica all'indomani di questo voto che ha appunto visto Padova protagonista al primo turno con l'elezione di Sergio Giordani? Allora, la vittoria ovviamente grande di Sergio Giordani, che ha sfiorato il 59% dei consensi subito al primo turno, ma in contemporanea c'è anche da registrare l'altro dato importante, ovvero l'affluenza che si è fermata al 50,5%, insomma, quindi un padovano su due sostanzialmente ha votato domenica. Sicuramente la data scelta per le elezioni non ha portato insomma molta fortuna, visto che per Padova era il fine settimana di Sant'Antonio, c'era un ponte lungo e la città era effettivamente deserta. Sergio Giordani che ha vinto ieri durante la processione del Santo, diciamo che è stato subito il suo primo appuntamento post elezioni, e durante
durante la processione era già iniziata a serpeggiare la notizia della sua riconferma, e tanti cittadini lungo la processione l'hanno salutato facendogli insomma gli auguri e definendolo, chiamandolo subito già nuovo, ancora sindaco. Quindi insomma la notizia intorno alla processione, all'ora della processione del santo, era già nota in città. Quindi adesso attendiamo la composizione del consiglio comunale. Per quanto riguarda l'opposizione, sarà formata solo dalle liste che sostenevano Francesco Peghin, perché nessuno degli altri 7 candidati che erano in lizza per diventare sindaco di Padova ha ottenuto quel 3% necessario per entrare in consiglio comunale. Quindi diciamo che sarà sostanzialmente un consiglio comunale diviso in 2 blocchi, quello della maggioranza composta da liste che hanno sostenuto il sindaco Sergio Giordani, e la minoranza invece con le liste che hanno sostenuto Peghin. Altro dato da registrare in città: il PD, il Partito Democratico, è il primo partito con oltre il 21% delle preferenze, quindi è stato in assoluto il più votato. Seconda lista più votata, quella collegata a Sergio Giordani sindaco, poi Fratelli d'Italia che batte la Lega, ma lo stacco tra la lista di Sergio Giordani e Fratelli d'Italia è netta, almeno 10 punti percentuali, e quindi Fratelli d'Italia che ottiene più voti in città rispetto alla Lega, e questo si vedrà anche poi sul peso dei consiglieri comunali che ci saranno appunto eletti a Palazzo Moroni. Questo per quanto riguarda le elezioni, Ferdinando, il punto della situazione con Padova appunto, che si è svegliata già con il nuovo sindaco senza aver bisogno del turno di ballottaggio, sindaco che Giordani, che adesso dice ha una responsabilità maggiore visto che negli ultimi 30 anni è stato di sicuro il sindaco più votato. Valentina, allora l'elettorale l'abbiamo visto, situazione importante, comunque in divenire, ci sarà di certo da capire che cosa succede da qui davanti, non solo per chi ha vinto ma anche per chi ha perso, perché si aprono scenari piuttosto interessanti. Ma mettiamo da parte la politica e parliamo invece della festa del santo. Ieri avrete visto anche voi in redazione i dati, Rete Veneta, la televisione più vista del Veneto, con un affetto che poi è proseguito anche al di fuori del nostro canale televisivo, con i social, con tantissime persone, e voi avete rivisto il santo in città, in presenza, possiamo dire. Diciamo sì, per il terzo anno consecutivo Rete Veneta ha seguito in diretta la grande giornata del santo dall'alba fino alla sera tardi, quando si sono chiuse le porte della Basilica, e posso dirti è stato per il terzo anno consecutivo una grande emozione, una festa di fede, di devozione, perché e poi la gioia di rivedere la processione che è tornata dopo questi 2 anni di pandemia, il santo che è stato riabbracciato da queste 2 ali di città, guarda, si può dire circa 20.000 persone poi alla fine hanno seguito la processione, era davvero un colpo d'occhio molto emozionante, e soprattutto vedere i tanti padovani che hanno salutato il santo che si è riaffacciato sulle strade della città con i palazzi vestiti a festa con l'effigie del santo, quindi veramente una grande emozione, perché la processione possiamo dire è stata senz'altro il momento clou di questa giornata, quando sono uscite le reliquie del mento e del dito e poi la statua del santo, c'è stato anche l'applauso della folla e di fedeli. Pensate, numeri, quelli che abbiamo visto, che ricordano il pre-pandemia, perché solo nella giornata di ieri, vi dicevo, una ventina, 20.000 circa i passaggi in basilica sulla tomba del santo, ma in questa tredicina sono stati circa 60.000 i fedeli che sono arrivati in basilica un po' da tutto il mondo. Quindi insomma davvero una grande emozione per noi che l'abbiamo vissuta e che ancora per quest'anno, anche per quest'anno l'abbiamo portata nelle case di tanti padovani, di tanti veneti che sono devoti a Sant'Antonio. E Valentina, prego, se vuoi, prego. Abbiamo già realizzato un servizio che riassume un po' questa giornata, dall'apertura della porta in basilica fino alla chiusura alle 22:30 con l'ultimo pellegrino, una signora che proprio è andata ad accompagnare quasi la porta per salutare l'ultimo saluto al santo, e l'arrivederci ovviamente all'anno prossimo. Allora noi vediamo subito questo servizio, ringraziamo Valentina Visentina e Francesco Rattai, anche perché vediamo che stanno sbaraccando il mercato dell'Arcella, potrebbe essere un po'
difficile continuare questo collegamento con i furgoni degli ambulanti che se ne vanno, che giustamente il loro lavoro l'hanno fatto, il vostro lavoro l'avete fatto anche voi, veramente straordinario ieri con il Santo, con le elezioni, quindi ringraziamo Valentina Visentin, tutta la redazione di Padova, e vediamo già il servizio sulla giornata importantissima del Santo. Eccola qui che si sta aprendo in questo momento il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete, e da questo momento inizia ufficialmente la giornata di festa di Sant'Antonio. Si è stupito perché non credevo che ci fosse già così tanta gente ad aspettare fuori. Sono solo le 5:30 e di solito le persone fanno altro a quest'ora, quindi una bella emozione, certo. L'apertura della porta in Basilica segna l'inizio della lunga giornata di devozione ed emozione per Sant'Antonio, raccontata e vissuta passo passo in diretta con ascolti da record su Rete Veneta, canale del nostro network Media Nord-Est. Una grande festa per il santo tra i più amati del mondo che unisce le genti sotto suo messaggio di pace. Fin dal primo mattino sono stati migliaia di pellegrini in coda per un passaggio alla tomba e per ascoltare le messe. Avanti. A fine giornata sono stati 20.000 i pellegrini transitati in Basilica, 60.000 in tutto, se si sommano quelli arrivati da tutta Italia e da tutto il mondo nei giorni della Tredicina. Dopo 2 anni torna finalmente la processione per le strade della città. Reliquia della lingua e delle corde vocali. Come vedete comincia ora la processione, passaggio ormai compiuto sull'infiorata. Una giornata di preghiera, di fede, di immagini meravigliose come l'infiorata che ritrae la tela di Campo San Piero con Sant'Antonio e che si è conclusa alle 22:30 con la chiusura dei portoni, la benedizione e l'arrivederci al prossimo anno. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga, rivolga su di voi il suo sguardo, vi doni la salute, la serenità e la pace. Per intercessione di Sant'Antonio vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Arrivederci l'anno prossimo. Buonanotte. Bellissime immagini, davvero, davvero emozionanti, ma l'emozione è stata forte anche e soprattutto durante la processione. Vediamo. Come vedete comincia ora la processione, passaggio ormai compiuto sull'infiorata. Attraversare il arrivare al fiancheggiare, ecco, il Bo per capirci, ma si girerà poi a sinistra per prendere, ecco, qualcuno come vedete fa la processione a piedi, l'avevamo anticipato. Per quanto ci faccia un po' impressione, questa reliquia del mento del santo ci ricorda la dimensione di Antonio Predicatore, ciò che gli è servito per parlare, anche la mandibola oltre la lingua, ed è per questo che venne un piccolo reliquiario, come vedete all'interno di quel piccolo reliquiario ci sono alcuni frammenti della mano destra di Antonio, la mano benedicente. Vediamo, in questo caso è praticamente impossibile evitare gli assembramenti. Anzi, proprio si era detto che il mezzo doveva andare un po' veloce in questi ultimi 2 anni proprio per evitare che ci fossero degli assembramenti. Ed ecco questa immagine in esclusiva per Rete Veneta che ci riaccompagna all'interno della Basilica. Pochi istanti. E sentiamo le voci delle persone che hanno voluto partecipare alla festa del Santo. Siamo con orgoglio e con piacere, con fede, tornati qua a Sant'Antonio, che è il nostro santo. Teniamo particolarmente a questo santo perché qualcuno di noi proprio se lo sente, perché ha sentito grazia proprio di questo santo. 43 anni che faccio sempre i pani, avevo due bambini e adesso sono uomini grandi, e l'ho anche vestito di Sant'Antonio con il mantuccio loro, e ogni anno faccio questa tradizione.
È un po' camminare anche a nome di chi è chiuso nelle case, di chi non è potuto partecipare, di chi non è potuto venire a Padova oggi. Camminiamo anche per loro, per chi ci ha affidato le loro preghiere, le loro intenzioni, per chi soffre, per chi è in un letto di ospedale. Sappiamo che il santo è da noi, il nostro paese, già da piccoli noi sentivamo sempre Sant'Antonio di Padova, e adesso finalmente siamo riusciti anche noi a venire a vedere. Siamo stati anche 3 anni fa e partecipiamo. Nel nostro mondo, diciamo della Romania, come anche in Turchia, tutti per martedì vanno a Sant'Antonio a pregare, che sono ortodossi, che sono anche musulmani, e io, come sono stato qui 7 anni, ho visto che anche gli altri 7, diciamo così, come i mormoni, venivano qua a pregare Sant'Antonio. Cambiamo decisamente argomento, andiamo nella pagina della cronaca. Ennesimo incidente stradale lungo l'autostrada A4. Erano circa le 6.30 quando lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Cesalto e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, un tir che trasportava ferro e alimentato a metano liquido con il serbatoio carico ha preso fuoco. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 10 circa. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco, con squadre da Motta di Livenza, Porto Gruaro e successivamente anche con il nucleo NBCR di Mestre, con 2 autopompe, 2 autobotti, 3 veicoli speciali e 15 operatori che hanno spento l'incendio che ha interessato la motrice del mezzo, cercando poi di metterlo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo dipenderebbero da un probabile surriscaldamento del serbatoio. Grande il dolore a Vidor per la scomparsa dei 2 coniugi morti in seguito a un incidente stradale a Feltre. La moto era la loro passione. Nei fine settimana Luca Carrer, 55 anni, e Patrizia Bisol, 57 anni, amavano salire sulla 2 ruote e girare nei territori del Veneto. Ieri la gita in direzione Feltre, ma arrivati in località Salzan, lungo la strada regionale 348, si è consumata la tragedia. La perdita di questi 2 sposi, diciamo, marito e moglie, così tragicamente, ha sconvolto proprio tutta la comunità di Vidor. Una comunità sotto shock, non riusciamo ancora a crederci, spiega il sindaco, che la coppia la conosceva bene, soprattutto Patrizia, che era originaria proprio di Vidor. Luca invece di Susegana, ma per amore si era trasferito. Ieri doveva essere una giornata spensierata sulle Dolomiti in moto e invece si è trasformata in una tragedia. I coniugi hanno perso la vita in un incidente stradale. La 2 ruote, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrata contro un camper, sbalzati dalla sella, marito e moglie sono finiti nell'altra carreggiata dove stava sopraggiungendo un altro mezzo. Tremendo l'impatto, inutili tentativi di soccorrere Luca e Patrizia, sono morti sul colpo. Molto conosciuti nella comunità del quartiere del Piave, avevano 2 figli. Loro erano una coppia di sposi così allegri, cioè quando si aveva modo di vederli anche in occasione di festività così, sempre molto allegri, sempre sorridenti, molto goliardici anche, diciamo così. E purtroppo questo non lo sarei mai aspettato. Luca lavorava come agente di commercio e le aveva lavorato in un'azienda, una coppia affiatata, accomunata dalla passione per la moto. Solitamente andavano via con altri centauri. Ieri avevano deciso di passare una giornata da soli in sella alla loro 2 ruote. Patrizia era molto attiva nella comunità. Faceva parte del coro parrocchiale, era una donatrice di sangue dell'Avis e poi anche partecipava anche con la Pro Loco. I funerali, spiega il primo cittadino, potrebbero svolgersi tra giovedì e venerdì. Ancora cronaca, Eraclea, è stato ripescato ieri il cadavere di un uomo da un corso d'acqua. Vediamo se ci sono novità sull'identità. È giallo ad Eraclea per il corpo privo di vita di un uomo in canale Revedoli, avvistato da una persona in barchino all'allarme questa mattina verso le 7, con il corpo che galleggiava a pelo d'acqua. Sul posto i carabinieri di Eraclea e di San Donà di Piave e i vigili del fuoco. Quest'ultimi si sono occupati del recupero della salma affiorata nel punto in cui il canale si innesta nel Piave. Al momento non è nota l'identità della persona deceduta. In base ai primi accertamenti si tratterebbe di un uomo con un'età tra i 60 e i 70 anni. Da una prima verifica sul corpo dell'uomo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto. Per il momento
tutte le ipotesi sono aperte, tra le quali quella di una persona scomparsa che potrebbe essere anche finita in acqua ed essere poi stata trascinata dalle correnti. Restiamo nella pagina della cronaca, ma andiamo in provincia di Vicenza. Coltiva marijuana in casa, viene arrestato mentre va a votare. Barbarano Mossano, un uomo di 33 anni del posto, è stato arrestato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I carabinieri lo hanno bloccato mentre si stava recando al seggio elettorale di Ponte di Mossano. Il suo comportamento innervosito per la presenza dei militari ha insospettito gli uomini dell'arma, che hanno fermato il 33enne prima che si dileguasse. Sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una roncola, di una pala e di un passamontagna. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire una vera e propria coltivazione di marijuana in casa. Sequestrato oltre 1,2 kg di materiale vegetale da essiccare, quasi 7 etti di marijuana e 5 grammi di hashish e 20 piante di cannabis in fase di accrescimento. L'uomo posto agli arresti domiciliari è in attesa dell'esito dell'udienza di convalida del provvedimento. Blitz della Guardia di Finanza di Treviso, vediamo cosa è successo. IVA non versata per 500.000 euro è quanto portato alla luce dalle indagini della Guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato un'impresa bresciana operante nel settore della carpenteria metallica e gestita da un'imprenditrice trevigiana. L'indagine ha avuto origine dal controllo del sistema bancario ai fini antiriciclaggio. È emerso che l'amministratrice di un'impresa con sede in provincia di Brescia si era riconosciuta un compenso di circa 100.000 euro. Questo dato strideva con il mancato versamento dell'IVA da parte della stessa impresa per oltre 570.000 euro. Il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha disposto il sequestro preventivo fino all'ammontare dell'imposta evasa dei beni della società e dell'imprenditrice. I finanzieri trevigiani hanno pertanto bloccato liquidità bancarie per circa 400.000 euro, oltre a 2 immobili in provincia di Treviso, un'autovettura di media cilindrata e partecipazioni societarie in 2 imprese anch'esse attive nel settore della carpenteria metallica. Siamo intervenuti con la denuncia dell'amministratrice per il reato di omesso versamento IVA e abbiamo proposto all'autorità giudiziaria di Brescia il sequestro dei beni nella disponibilità dell'impresa e in caso di incapienza dell'amministratrice. I beni sottoposti a sequestro riguardano prevalentemente disponibilità bancarie della società sottoposta a indagini e in parte anche beni della stessa amministratrice. Un'operazione volta anche a contrastare il fenomeno della concorrenza sleale sul mercato. Il nostro intervento operativo è stato finalizzato a tutelare il mercato da operatori economici che agiscono in modo scorretto. È chiaro che in questo caso l'evasione dell'IVA consentiva all'impresa di presentarsi sul mercato con prezzi più competitivi. Vi ricorderete una tragica notizia di qualche giorno fa, un corpo carbonizzato ritrovato all'interno di un camper sulle Dolomiti. Ci sono delle novità nelle indagini, vediamo. Oggi la mia libera morte, così tutto termina di ciò che mi riguarda. Alla vigilia dell'allarme lanciato da un passante che aveva visto un camper in fiamme all'ex miniera dell'Argenteria tra Auronzo e Misurina nel Bellunese, Luca Bianco, l'ex professore 57enne di San Donà di Piave, che aveva detto agli studenti di chiamarlo Chloe, scriveva così sul blog che gestiva Persone Transgenere. I dubbi che il corpo trovato carbonizzato sabato mattina all'interno del camper intestato a lui, sia al suo, si fanno strada mano a mano, anche se la certezza potrà fornirla solo il test del DNA e se dovesse confermare i sospetti si tratterebbe di suicidio. Bianco ha scelto il greco, autokiria, che tradotto significa suicidio. Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato porrò in essere la mia autokiria, scrive, ancor più definibile come la mia morte libera. In quest'ultimo giorno ho festeggiato con un pasto sfizioso e ottimi nettari di bacco, gustando per l'ultima volta vini e cibi che mi piacciono. Questa semplice festa della fine della mia vita è stata accompagnata dall'ascolto di buona musica nella mia piccola casa con le ruote dove ora rimarrò. Ciò è il mio modo più aulico per vivere al meglio la mia vita e concluderla con lo
stesso stile. Qui finisce tutto, addio, se mai qualcuna o qualcuno leggerà questo scritto, conclude. Bianco non lavorava più dal giugno 2016. La sua storia è divenuta di dominio pubblico nel 2015, quando professore all'Istituto Scarpa Mattei di San Donà si era presentato in classe con minigonna, trucco e smalto dicendo agli alunni: cari ragazzi, da oggi mi chiamerete Chloe, spiegando le motivazioni e il suo percorso. Lo desideravo da quando avevo 5 anni, avrebbe detto in classe. L'ho fatto adesso perché sono diventata di ruolo. Ma forse con il trascorrere del tempo non è riuscito a sopportare il peso dell'aver scelto di vivere libero. Chiudiamo con la pagina culturale presentata la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto. Questa è anche la giornata per noi che ci dà l'occasione per celebrare il reinserimento del Teatro Stabile del Veneto nel novero dei teatri nazionali in Italia. E questo ci riempie di orgoglio, ma è altresì una grande responsabilità per tutti i soci, naturalmente, e tutti i partner. Un cartellone di oltre 30 titoli con più di 160 giornate di spettacolo, presentata a Venezia la stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Veneto, diventato Teatro Nazionale. Gestisce la programmazione del Teatro Goldoni a Venezia, il Mario del Monaco a Treviso, il Verdi e il Maddalena a Padova. Tra i progetti speciali in programma sui palcoscenici si contano anche 6 novità con produzione e coproduzione Teatro Stabile, 3 debutti in prima nazionale, un'esclusiva italiana con Isabella Gianni che interpreta Marilyn Monroe, e tra gli spettacoli PA, titolo della celebrazione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Dobbiamo far capire che cosa significa essere tornati Teatro Nazionale, perché certamente è giusto festeggiare, altrettanto doveroso è prendere in carico tutti i pesi che da questo derivano. Dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri, una produzione Teatro Stabile diretta da Rimas Tuminas, inaugura la stagione del Verdi a Padova e del Mario del Monaco a Treviso. Sarà una stagione fantasmagorica, con una serie di attori straordinari. Grandi attrici come Elena Sofia Ricci, Vanessa Gravina, Yaya Forte, Elisabetta Pozzi, solo per citarne alcune, grandi attori tra cui Alessio Boni, Claudio Biso, Cesare Bocci. Finalmente si torna a teatro, grande impegno dovrà esserci da parte di tutti per restituire il pubblico al proprio teatro. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarvi però vogliamo farvi vedere i dati che ci arrivano dall'azienda zero della Regione del Veneto per quanto concerne l'emergenza Covid. Allora, c'è da dire che i dati di questa mattina segnano un balzo in avanti che nessuno si aspettava, perché ci sono 3.706 nuove positività in Veneto che portano il numero delle persone attualmente positive nella nostra regione a 30.554. Vediamo che comunque nuovi casi ce ne sono sempre, quindi resta da capire che cosa succederà da qui in avanti. Supera il 1.700.000 unità il numero dei veneti che sono risultati positivi dall'inizio dell'emergenza Covid. Andiamo a vedere però la situazione della sanità, ovvero come gli ospedali del Veneto stanno reagendo a questa fase dell'emergenza. Allora, vediamo che comunque in terapia intensiva resta qualche paziente, e questi sono i dati definitivi di oggi. Sono 442 le persone ricoverate in area non critica, di cui 181 ancora positive e 261 che si sono negativizzate. Vedete la forbice fra questi due numeri, quando è in queste condizioni vuol dire che segna uno svuotamento, per così dire, degli ospedali. Sono solo 8 le persone positive al Covid ricoverate in terapia intensiva, 15 quelle che si sono negativizzate, per un totale di 23 persone ricoverate in terapia intensiva a causa del Covid. I numeri rispetto a ieri sono praticamente invariati, con un bilancio positivo di 2 unità per quanto concerne l'area non critica, un bilancio negativo di 3 unità per quanto riguarda la terapia intensiva e un decesso, un morto. Vedremo prima o poi di poter vedere lo zero fisso anche su questa
casella per poter dire finalmente che ne siamo usciti. Questa era l'ultima notizia dal Veneto. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso, assieme ai tecnici e agli operatori, di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi diamo appuntamento a TG Bassano, a TG Vicenza questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui, e vi auguriamo un buon pomeriggio.